vediamo una cosa abbastanza importante. Un video per avere il 100% di punteggio per me, per essere un buon video, escludendo i contenuti, deve avere due cose: buon video e buon audio. Per esempio, il video che ho fatto, il video 26, ha un video che fa schifo. Magari l'audio è buono, ma non è un video buono, quindi al massimo posso dargli un 5 perché il video è fatto male. Oggi ci approcciamo sull'audio e più precisamente sull'audio del mixer. Quindi facciamo una rapida panoramica di tutto quello che c'è di interessante sul mixer audio. Bisogna impostare correttamente le fonti audio e possibilmente utilizzare alcuni plugin per migliorare la qualità dell'audio. Sempre usare i plugin. No, il mio audio è buono, mi arrangio così. Anch'io che ho un microfono professionale, ho bisogno di migliorare la mia qualità dell'audio. Allora, prima cosa da vedere è assolutamente non lasciare audio default dappertutto, perché intanto la prima volta che l'ho aperto BS Studio ha funzionato e ha iniziato a registrare quello che mi serviva. È la peggior cosa che si possa fare, ma è assolutamente importante sapere cosa impostare e come. Adesso vediamo un po' di cose. Nelle impostazioni, spostarle così le possiamo vedere tutte assieme. Allora c'è la gestione audio sulla sinistra. Allora, quello che è importante è mettere, per esempio, 4800 stereo se volete un audio buono, 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 ma buonissimo. Ma se dovete parlare come sto facendo io, basta anche 40, 41. E questo è più che sufficiente anche per un video per YouTube strafigo, perché intanto lo ascolteranno dal cellulare o da delle cuffie scrause ed è comunque un parlato, quindi non è una cosa importante. Se invece siete musicisti e dovete suonare, allora 48 serve. Poi è qui che dicevo che disattivato, disattivato oppure default. Mai mettere default perché il sistema non capisce un tubo e spara a caso le volte. Quindi la prima volta vedrà bene quello che deve vedere, la seconda volta non vede più niente, non capisce più niente. Allora, l'audio del desktop per me è la mia scheda audio e quindi gli ho dato il mixer che fa la scheda audio. Ok? Poi è rarissimo che si abbia una seconda scheda audio all'interno che si voglia utilizzare, infatti non ne ho io. Vedete che mi dice sempre la stessa cosa, quindi disattivato il secondo audio desktop. Poi microfoni, ne potete avere più di uno. Per esempio, io ho attaccato al mixer e il mio Rode nel USB, quindi l'ho impostato così. E la seconda cosa è che ho una webcam che ha il suo interno integrato e un microfono, ed è una webcam della Logi, quindi ho dovuto mettere HD webcam, il modello della webcam. Così gli dico: guarda, hai la possibilità di usare due microfoni. Ok, quindi gli metto tutti e due e poi sarà mio compito dirgli di disabilitarne uno se voglio che prenda l'audio solo da uno. Ok, questo è quello che c'è da impostare. Questa è una cosa importantissima. Adesso cosa vi troverete? Vi troverete una cosa del genere. Eccolo qua il secondo, che così lo vedete bene. Ok, quello che è importante è che voi vedete l'audio mixer, che è questo centrale. Allora, la prima cosa che bisogna capire è che il default, l'audio mixer, è messo in orizzontale e occupa, cioè è più semplice utilizzarlo mettendo verticale, cioè layout su tre puntini verticale. Mi è più visibile, mi occupa di meno e capisco meglio che funziona. Allora, ho l'audio del microfono che è qua, lo vedo da dove, perché se faccio su tre puntini e vado su proprietà, mi dice: ah, il mixer, quello figo. Che adesso, se per esclusione l'altro, proprietà,
la webcam. Vedete che però la webcam è disabilitata come audio e il volume si muove lo stesso, ma non è colorato. Adesso proviamo a fare una cosa un po' strana. Disabilito il microfono quello buono e ho appena abilitato il microfono della webcam. Quindi adesso dovreste sentire l'audio diverso, un po' a qualità inferiore. Ok, questo è l'audio della webcam. Le abilito tutte e due adesso. Non sono sicuro se tutte e due funzionano in tempo reale e se si sente un ritardo. Torniamo nella situazione microfono normale, cioè quello Rode Native USB. E niente webcam, e questo è l'audio del desktop che funziona solo quando attivo qualche audio, tipo adesso sto abilitando della musica. Eccolo qua. Ok, avete sentito un po' di musica. Allora, quello che è importante è questo in generale, che non dovete lasciare tutto così. Ah, ho il microfono, l'ho messo dentro, adesso lo sento, ma perché lo sento basso? Ma perché lo sento alto? Ma perché sento fuscio? Perché non funziona il clicca e fai su OBS Studio. Allora, in un altro video vi avevo spiegato i filtri da utilizzare, tasto destro, filtri. Allora, vediamo come li ho impostati. E di solito cosa faccio? Metto riduzione del rumore, R-Noise, e limitatore a meno 10. Meno 10 sarebbe il colore più alto che posso utilizzare nella fascia gialla, perché i tre colori dell'audio sono verde, giallo e rosso. Partiamo dal verde. Se il colore, cioè l'audio, va solo fino al verde, allora l'audio vostro sarà un pelino basso e quindi non va bene, perché su certi device non sentirete bene le frasi. L'audio deve stare sul giallo e non deve mai sforare sul rosso. Quindi mettendolo a meno 10, a meno 10, meno 10 è il massimo del possibile sul giallo. Quindi avete detto spara alto, però quando arrivi a meno 10, che da lì in poi potrebbe distorcere, fermati. Ecco, questo è il modo di gestire l'audio di qualunque fonte, perché se non erro ho messo qualche filtro, eccolo qua, addirittura riduzione del rumore, il ducking volendo si può utilizzare, che avevo spiegato in un altro video, cioè quando parlo si abbassa la musica in modo che la musica sia di sottofondo, ma vi andate a vedere il video precedente che parla di audio, uno dei video precedenti che parla di audio, e vi guardate come è impostato il ducking. Ok, queste sono le impostazioni. Detto questo, posso ridurre a icona il desktop, cioè OBS Studio. Ok, gli effetti audio che vi ho proposto per la correzione sono minimi, il minimo indispensabile. Diciamo, disco di nuovo e vediamo cosa ci. Ok, poi ricordatevi una cosa importantissima, che dovete fare un piccolissimo video per testare gli effetti che volete utilizzare. Tipo, mi serve sicuramente fare un test per vedere se l'audio del microfono funziona, mi sento, si sente, l'audio del desktop funziona, se tutti gli effetti che devo abilitare funzionano, perché sennò rischio che faccio un video da 10 minuti e lo ripeto più volte perché sbaglio, e poi non mi sono reso conto che l'audio non c'è, che sto registrando magari con degli errori, mi devo accorgere riguardando il video. Quindi faccio un video piccolissimo ingrumando un po' tutto, soprattutto per l'audio. Oh, questa è la cosa. L'avevo parlato in un video dove avevo spiegato le 10 cose da testare come checklist. Adesso sto solo ripetendo quelle dell'audio, dicendo dovete testare che l'audio ci sia, funzioni e sia corretto, e poi potete andare avanti.
Volendo, sì, un'altra cosa, però è molto particolare, l'ho vista almeno sul mio computer abbastanza pesante, che praticamente è possibile agganciare al sistema degli effetti i VST, degli effetti audio. VST intendo Virtual Instrument, però tipo un equalizzatore se volete, e così installate il vostro VST tipo il CS12, ok, può essere un buon VST gratuito. Poi avete la possibilità su OBS Studio, e quindi in questo posso realmente mettere il CS12. Allora, vabbè che voi non vedete la lista dei plugin che ho io, però non importa. Allora, ho parlato di CS12 perché è un plugin gratuito. Eccolo qui, adesso mi sposto. Ok, e adesso mi metto un po' più di bassi. E meno alti. Però nella versione che c'è, che si riesce a interfacciare su Reaper, c'è qui la lista dei preset, che è quella che mi interessava, perché c'era da PR Voice, Clean Voice, Enhanced Voice, tutte queste cose qui per la voce che sono fighissime. Quindi adesso sto andando un po' ad Gaffum. Ok, adesso dovrei anche alzare un po' di più il timbro di voce, perché ho lasciato l'effetto alla fine, quindi dopo il limitatore, quindi la voce dovrebbe essere un po' più alta. Poi mid side processor, e potrei provare a alzare tutti questi. Cosa con, ecco, sto facendo un audio che è altissimo, ho sparato a tutto a caso. Queste cose qui poi vanno riascoltate per bene, e allora si capisce la qualità dell'audio. Io dico, solamente se avete un microfono che costa poco e che vi fa la voce molto mediosa, termine tecnico, cioè che il microfono registra e fa sentire molto di più le frequenze medie, e voi avete la possibilità con un equalizzatore di abbassare le medie. E mi raccomando, è meglio abbassare le medie che alzare gli alti, perché e poi lo potete anche dire regolo il volume più alto di tutto il microfono, ma in un mixer alzare quello che manca fa casino, invece levare quello che è troppo è sempre meglio, cioè si va per sottrazione, non per aggiungi, che poi dopo distorce tutto. Quindi fatto così è molto meglio. Allora adesso mettiamo la voce in mono e mettiamo l'in e l'out, l'out un po' più alto. Adesso è altissimo ed è sforato oltre i 10, meno 10, ok. Secondo me così è già un audio diverso rispetto allo standard che era piatto. Poi c'è già il clipper, che se vuoi clippare il punch, lag pass. Bypasso tutto e adesso torno con la mia voce normale. Ho scritto anche un low pass. Ok, ritorno con la mia voce normale. Questa dovrebbe essere la mia voce normale. Questa dovrebbe essere la voce col mixaggio fatto da culo e non mi sono ancora ascoltato, ma dovreste sentire una voce diversa. Ecco, questo è un plus che potete utilizzare per migliorare il vostro microfono da 10 euro, 5 euro, ok, perché già quelli da 30 di certe marche, tipo il Doner Kebab, ok, dovrebbe essere buono e registrare decentemente. Ok, detto questo, questo non ne ho bisogno, perché praticamente ho già un buon microfono, quindi lo levo. Per questo video è tutto. Continuate a seguirvi nei prossimi video.